Ciao a tutti, konnichiwa, bentornati sul mio canale. Dovete sapere che io, oltre a vivere qui in Giappone, più precisamente a Tokyo, e oltre a lavorare come tutti i comuni mortali, fare video su YouTube e ogni tanto rilassarmi e uscire, guardo anche tantissimi film e tantissime serie TV. Quindi ho pensato, perché non raccontare sul mio canale delle serie TV o dei film che ho visto, belli o brutti che siano, e fare delle specie di recensioni. Ovviamente non parlerò solo di film e drama giapponesi, perché ragazzi, guardarsi tutto il tempo film e drama giapponesi per me è molto difficile, perché a mio parere non sono così emozionanti dalle trame interessanti come invece sono i film americani o comunque occidentali. Purtroppo, a mio giudizio, trovo i film e le serie TV giapponesi tanto lenti e quindi tendo a vederne meno rispetto a quelli occidentali. Ma non preoccupatevi, perché parlerò anche di film e drama giapponesi. Incominciamo subito dopo la sigla. Infatti oggi vi voglio parlare di due drama giapponesi che ho visto ultimamente. Li ho visti tutti e due su Netflix e il primo si intitola Hiyama Kentaro è incinto. Il titolo in giapponese sarebbe Hiyama Kentaro no Ninshi. Questo è un drama nuovo che è uscito da poco su Netflix. Il titolo è molto interessante comunque, perché com'è possibile che un uomo rimanga incinto? Io con Yasushi abbiamo deciso una sera di guardarcelo. È un drama, quindi ha diverse ovviamente puntate, è una serie TV. Togliamoci subito il dente, l'attore è Takumi Saito. Io ragazzi non sono brava a memorizzare i nomi delle persone, ma non solo di quelli giapponesi ma anche degli attori americani e occidentali, faccio veramente una fatica assurda. Comunque Takumi Saito, per intenderci, è molto famoso ed è uno dei protagonisti di Tokyo Bachelors, che è un altro drama molto molto divertente, molto bello, che vi consiglio di vedere, di cui forse ne avevo già parlato in un altro video, vi metto il link qua sopra. Allora, la trama parla di un uomo, questo Hiyama Kentaro, che lavora per un'azienda di pubblicità. Un giorno comincia a sentirsi male, avere le solite, insomma, nausee, mattutine e quant'altro, e scopre di essere incinto. Ma in quel mondo lì, nel mondo di questo dramma, non è che solo lui è rimasto incinto, ma agli uomini capita di rimanere incinti. Quindi non è così fuori dal comune che un uomo rimanga incinto, ma ovviamente è la rarità, perché di solito sono le donne che rimangono incinte. Hiyama Kentaro è un uomo insomma soddisfatto del suo lavoro, che però non ha ancora messo, diciamo, la testa a posto, nel senso che non ha una ragazza fissa, è un po' così, viaggia di fiore in fiore, ma nello specifico si frequenta, diciamo, più assiduamente con una ragazza piuttosto che con altre, e questa ragazza è la madre del bambino. La cosa interessante di questo dramma, appunto, è che Hiyama Kentaro, nel momento in cui rimane incinto, incomincia a sperimentare tutte una serie di problematiche che sono tipiche della donna che rimane incinta. Quindi, innanzitutto, capire se tenere o no il bambino. Poi le difficoltà sul lavoro, perché comunque penso che tutto il periodo della gestazione sia comunque un periodo difficile, pieno di sbalzi ormonali, non sai bene come fare, soprattutto se è la prima volta. Quindi andare a lavoro con tutte queste problematiche, questa serie di problemi, non deve essere appunto facile, e lui le sperimenta in prima persona. Per esempio, una cosa che mi ha fatto molto sorridere, diciamo, è il fatto che lui perdesse latte dal seno, e quindi all'inizio siccome non era molto pratico, si vedeva proprio il latte che traspariva dalle camicie, e poi pian piano, anche confrontandosi con altri uomini che stanno sperimentando la sua stessa esperienza, incomincia a capire come fare per evitare che questo problema diventi un disagio. E non solo questo, il dramma fa anche vedere lui come pensa che questa gravidanza
influisca sul suo futuro e quindi sul suo futuro lavorativo, sulla sua carriera. E questo lo pensa anche la donna con cui ha avuto il figlio, quindi una donna anche lei in carriera, se non mi sbaglio è una fotografa, anche lei molto indirizzata verso il suo futuro, la sua carriera, e che non ha tempo per dedicarsi a un bambino, comunque non l'aveva messo in conto prima di questo momento. E quindi è bello, diciamo, vedere come l'uomo che è incinto affronta la situazione e anche come la donna che in questo momento non è incinta affronta la situazione, cioè praticamente i ruoli quasi si invertono, e quindi è questa la particolarità e la bellezza di questo dramma. Il secondo dramma di cui voglio parlare oggi, e l'ultimo, si chiama Our Sister Soulmate, quindi l'anima gemella di nostra sorella, in giapponese Nechan no Koibito, quindi il fidanzato di nostra sorella maggiore. Questo dramma è proprio il tipico dramma classico, molto puro alla giapponese, nel senso che veramente oltre al bacino non si vede nient'altro. E ci sono diversi tipi di dramma e diversi tipi di film. Ci sono i film molto spinti dove vedi praticamente tutto, e altri tipi di film come questa serie, dove è proprio la purezza fatta a serie TV, e ce ne sono tante così, quindi che veramente, appunto, come dicevo prima, il bacio è proprio l'apoteosi dello scandalo quasi, cioè la cosa più hot che potete vedere in questo dramma è proprio un bacio. Allora, la protagonista, anche qua ci togliamo subito il dente, è interpretata da Kasumi Arimura, che anche lei è un'attrice molto molto famosa che ha fatto un sacco di drama, e interpreta una ragazza che si chiama Momoko Adachi. Momoko Adachi è una ragazza che perde i propri genitori quando è ancora a scuola, quando è ancora alle superiori, e quindi decide di lasciare la scuola per dedicarsi alla famiglia, perché lei ha sotto di sé tre fratelli minori a cui badare, quindi praticamente lei diventa quasi la mamma di questi tre fratelli, e quindi decide di andare a lavorare, dedicarsi al lavoro per permettere di crescere questi tre ragazzi. Lei lavora in un centro commerciale che vende un po' di tutto e avrà a che fare con i colleghi di questo centro commerciale e un ragazzo che è praticamente un ragazzo che lavora come magazziniere nel turno di sera. Lei fa il turno di giorno, adesso non so bene a che ora, però comunque fino alle 10 di sera, 9 di sera, e lui fa praticamente il turno di notte. Questo ragazzo si chiama Manato Yoshioka ed è interpretato da Kento Hayashi, che anche lui è molto molto famoso, ha fatto un sacco di drama anche lui, ed è diciamo, per capirci, è uno dei personaggi importanti, personaggi di spicco di Ossan's Love. È un dramma di cui ho parlato anche questo in un altro video, ve lo metto qua o qua, e che a me è piaciuto tantissimo e che consiglio. Ritornando quindi al nostro dramma, lei, la nostra Momoko, si invaghisce pian piano di questo Manato Yoshioka, che all'inizio diciamo che non si capisce bene che cosa abbia, ma è chiaro che abbia subito un trauma, ha dei traumi alle spalle, è nervoso, è chiuso, non si vuole aprire a nessuno, è sempre lì che rimugina su se stesso, che si sente in colpa per qualcosa che viene spiegato durante il dramma puntata per puntata. Io ovviamente non ve lo posso dire qua perché sennò vi spoilerò tutto, però appunto diciamo che, come è facile immaginare, Momoko aiuterà Manato a superare questo trauma e ad aprirsi e a vivere di nuovo una vita come tutti gli altri, come tutti i ragazzi della sua età, e a vedere finalmente un futuro che in quel momento lì sembra che lui non riesca assolutamente a vedere. Entrano in gioco in questo dramma un sacco di personaggi, quindi non solo i due protagonisti, ma anche, appunto, come dicevo prima, vengono fuori i colleghi di lei del centro commerciale e i colleghi di lui del magazzino. Poi vengono fuori
anche la mamma di lui, i tre fratelli di lei e anche la migliore amica di lei. Questo dramma io, cioè, non so se consigliarvelo, nel senso che non è brutto, è carino, però non è niente di che, ragazzi, cioè non è uno di quei drama che vi lasciano col fiato sospeso, ma neanche Hiyam McEntire è incinto, non è che vi lascia col fiato sospeso tipo la casa di carta. Cioè, è per quello che prima dicevo che film e serie TV giapponesi non è che ne vado proprio ghiotta, perché non c'è quella cosa del colpo di scena, quella trama intrecciata che appunto vi fa suspense. Sono molto piatti, quindi secondo me è una serie TV che consiglio a chi magari vuole fare pratica col giapponese sicuramente, e a chi vuole magari capire anche la cultura giapponese, come interagiscono le persone fra di loro in una società giapponese, questo potrebbe essere utile. O magari semplicemente mentre state mangiando, che non volete proprio mangiare con il silenzio di tomba e volete ascoltare qualcosa, guardare qualcosa, allora ve lo consiglio. Magari prima di andare a dormire, ecco, in queste occasioni sì, ve lo consiglio, ma non aspettatevi niente di che. E per oggi è tutto, grazie per aver visto fin qua, spero che questa nuova rubrica vi piaccia, ho veramente un sacco di drama, di serie TV, di film da presentarvi, perché vi ripeto ne guardo veramente tantissimi, anzi dopo aver registrato questo video ne vado subito a cercare un altro, e quindi niente, ci vediamo a un prossimo video, vi ringrazio ancora per aver visto fin qua, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi e mettete like, e se vi va potete condividerlo con qualche vostro amico che a cui piacciono serie TV, drama giapponesi, che magari ne sta cercando uno ma non lo trova o non sa decidersi. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, il mio nome è manu_28j. Ci vediamo a un prossimo video e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti, matane!